Salve a tutti, io oggi riflettevo su quanto comunque molto spesso quando si è vittime di una violenza o di un abuso non ci si renda minimamente conto di esserlo, vuoi per la dissonanza cognitiva di cui vi ho già parlato, vuoi anche perché la violenza in sé per sé diventa l'unico linguaggio con il quale noi siamo entrati in contatto. E riflettevo su questo proprio perché, oltre agli esseri umani, ho a che fare molto spesso anche con animali che sono stati, che hanno subito violenze o che sono stati abbandonati, eccetera, eccetera. E quando io ho a che fare con questa tipologia, diciamo, di creature, mi rendo conto che è molto difficile far capire a una creatura che ha sempre solo conosciuto la violenza che ci si può avvicinare a lei o a lui solo per una carezza, solo per un abbraccio, solo per una condivisione di una cosa bella. Perché ogni volta che si alza una mano, questa persona o questo animale penserà che lo si vuole colpire. E questa cosa mi rattrista profondamente perché mi rendo conto che è proprio l'ignoranza dell'amore che genera il perpetuarsi del dolore, che è appunto l'ignoranza della bellezza genera questo perpetuarsi dell'errore e dell'orrore, che è l'ignoranza dell'umanità e della giustizia a portare avanti questo circolo che sembra non finisca mai di ingiustizie, di brutture di ogni tipo. E però mi sono anche reso conto che tutti noi siamo stati maleducati da un sistema che ci ha abituati fin da subito agli abusi, ci ha abituato fin da subito a questa educazione, chiamiamola educazione, molto coercitiva e anche molto tendente ad escludere da subito tutti gli elementi che in qualche modo potessero mettere in discussione il sistema in sé per sé. Noi non ne siamo consapevoli, ma siamo realmente in un sistema che ci ha cresciuto a pane e disuguaglianza e soprattutto a creazione del mostro, cioè chi diverge, chi si allontana dalla narrativa collettiva e condivisa viene subito, ma è immediato, viene subito emarginato, escluso ed allontanato. Perché? Perché è una minaccia vivente al sistema stesso. Quindi vedete, anche questa è una violenza. Ma noi, se siamo inseriti da sempre in un sistema di violentatori, di abusatori, di tiranni, di persone che si tappano occhi, cuore, bocca e orecchie, vanno avanti perché hanno ricevuto un ordine, cosa volete che capiscano queste persone? Perché sono così e sono abituate a vedere sempre solo quello, e soprattutto se chi non è abituato a questo tipo di linguaggi, perché sa da sempre o comunque la ricerca, che cos'è la libertà, che cos'è il rispetto reciproco, che cos'è l'amore, che cos'è la compassione. E se queste persone qui vanno da chi è abituato invece a reagire alla violenza, a rispondere alla violenza e dire scusami, guarda, guarda che non è così, guarda che esistono altre cose. Chi ha subito violenza, paradossalmente, riconosce in chi va ad aprirgli, tra virgolette, gli occhi e il cuore come una violenza. Mi spiego? Cioè, chi è totalmente disabituato a coltivare la propria libertà di pensiero, di opinione, di vita emotiva, vede come minacce chi gli parla di questo. E questo è il dramma che noi stiamo vivendo in questo periodo. Comunque io mi sto sempre di più accorgendo che, ma anche da come mi si approccia, molto spesso le persone quando si parla fanno: vabbè, ma per te è facile, tu sei uno spirito libero.
E lo dicono con disprezzo, come se appunto essere uno spirito libero, comunque cercare di coltivare il più possibile la propria libertà di pensiero, di parole, emotive, eccetera, eccetera, fosse un crimine o qualcosa di brutto. Io invece da bambino, quando per esempio assistevo a determinati film e vedevo che c'era il ribelle o comunque l'indipendente di turno, l'eroe, che io mi appassionavo moltissimo in quella figura e votavo e tifavo perché questa figura potesse in qualche modo trionfare ed essere anche da esempio per tutti. Mentre in realtà io mi sto accorgendo che questo tipo di figure in questa parte di mondo, in questo momento, sono assolutamente criminalizzate e demonizzate. Anzi, si dice sempre, la libertà ha un prezzo. E certo, ha voluto essere libero e questo è il risultato. Perché? Cioè, perché viene vista e ci viene raccontato che le creature che hanno lottato anche per la libertà propria e collettiva debbano necessariamente essere messe al margine e o uccise e o punite dal gruppo e dal sistema? Chi ha deciso queste dinamiche alienanti e disumane? E cosa sarebbe stato del mondo e degli esseri umani se non ci fossero stati questi esseri divergenti che hanno fermato tutto e detto: no, scusatemi un attimo, ma è una grandissima cagata, non è umano tutto ciò, non è bello, ammazzatemi, uccidetemi, ma io questa cosa non l'accetterò mai. Cosa sarebbe stato il mondo? Ce lo siamo mai chiesto? Io sto capendo sempre di più questo, che chi si sente minacciato dalla libertà altrui in realtà è un tiranno, chi si sente offeso dalla libertà altrui è una persona abituata a usare violenza contro di sé e contro gli altri e chi vede come la libertà degli altri e chi vede la libertà degli altri come un'offesa. È come un ipotetico rischio per sé e per gli altri, in realtà ha questa credenza connaturata alla sua natura relativa alla violenza e al dolore. Da persona che ha a che fare con tantissimi animali che hanno subito abusi, violenze, abbandoni e quant'altro, vi posso assicurare che ricominciare da capo e insegnare a questi animali a comprendere cosa voglia dire l'amore, cosa voglia dire la cura, la tenerezza, e le cose, diciamo, sane a livello emotivo, non è facile, ma si può. Quindi anche voi che vi state ripetendo da 18 mesi, che chi fa, si fa delle domande, per esempio, io non sto gioiendo per chi sta avendo effetti collaterali, così come molti fanno, per dire ecco, ve lo siete meritato, vi sta bene, eccetera, eccetera. No, perché io sento profondamente il dolore delle altre creature da sempre. Quindi, se io so che i miei vicini di casa, i miei parenti, i miei familiari, i miei carissimi amici, in seguito a queste scelte scellerate, avranno e hanno degli effetti collaterali, avranno delle cose che ancora nessuno sa che cosa saranno, io non posso essere felice perché io mi sento realmente connesso alle creature e all'umanità. E perché io sono un essere umano e io sono dotato di compassione. Quindi non, anche quando vi ricordate quando si diceva ai tempi del primo lockdown che aveva uno stipendio statale, allora diceva: ecco, noi adesso possiamo lavorare da casa, abbiamo lo stipendio, mentre le partite IVA, che sono sempre state sempre al margine e non hanno mai pagato le tasse, adesso gli sta bene non avere soldi e non poter lavorare. Adesso invece chi ha uno stipendio statale o comunque inserito in questi contesti ha subito subito il ricatto del siero e quindi vedete che in qualche modo questo sistema chiede sempre il conto quando imbriglia la libertà di autodeterminazione di ognuno di noi. C'è sempre un prezzo che ti chiede. E quindi cosa facciamo? Facciamo la guerra fra noi e gioiamo e battiamo le mani dai balconi facendo il commento acido e dicendogli sta bene, tata, specchio riflesso, eccetera, eccetera. Siamo davvero questo? Io non credo, non credo assolutamente di essere questo e soprattutto io mi batterò fino alla fine affinché questo tipo di diseguaglianze e di palesi
e grasse assurdità vengano riconosciute e abolite. Buon proseguimento.